Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e soprattutto scusate l'assenza di questo periodo e la mia poca costanza nel fare video, però purtroppo quest'anno tra Rosa che si è ammalata una continuazione, io mi sono ammalata una continuazione e veramente ho pochissimo tempo per registrare video, però sapete che mi fa sempre tantissimo piacere. Oggi vi farò vedere tutti i regali del mio compleanno. In realtà ho 2 ore di tempo, quindi spero di riuscire a registrare un po' di video. Allora, per il mio compleanno è stato il 12 maggio, e per il mio compleanno con Rosa e Antonio siamo andati a Torino e quindi sono andata al Salone del Libro. Però vi mostrerò gli acquisti del salone che ho fatto al salone in un altro video perché sennò non ne usciamo vivi. Ora vi farò vedere che cosa ho ricevuto al mio compleanno. Allora, mia madre mi ha regalato degli occhiali da sole della Calvin Klein, che sono questi nello specifico. Ve li faccio vedere. Questi qui ora vedete la ring light. Bellissimi, mi piacciono tantissimo, sono di questo verde molto molto particolare, mi sono subito piaciuti e quindi questo è stato il regalo di mia madre. Poi i miei colleghi di lavoro con il mio capo mi hanno regalato questa catenina con tutti questi cuoricini, bellissima. Ogni cuoricino è per un membro, una persona che lavora con me, ne manca in realtà uno. Comunque è bellissima, mi è piaciuta tantissimo, molto molto semplice questa, io utilizzando per lo più maglioncini a collo alto in inverno, ma anche in primavera oramai. Poi amo queste catenine lunghe, infatti è stato un regalo graditissimo. Poi passiamo al regalo, un regalo che mi ha fatto un'amica da Sephora e mi ha regalato la palette, scusatemi che la apro, di Too Faced, questa con i lamponi che devo dire, aspettate che se no vi acceco, è veramente stupenda. Ha dei colori, aspettate che magari vi faccio qualche swatch, anche se ora mi zozzerò tutta. Aspettate che swatcho qualche colore, poi nel caso ve li faccio vedere meglio. Però qualche colore ve lo devo fare vedere perché sono veramente molto particolari. Guardate che pigmentazione, sono stupendi, sono veramente stupendi questi colori. Anzi, vi devo fare vedere pure questo. A questo punto ve la swatcho tutta perché tanto. Vabbè, da questo lato vi swatcho questi e poi. Allora, questi sono 5 dei colori presenti nella palette e poi ci sono gli altri due che sono un colore da sfumatura e un colore chiaro per illuminare l'arcata o magari l'interno dell'occhio, e sono questi due, ma questi sono veramente stupendi. È una palette che mi ha colpito tantissimo e come sapete, per quanto mi riguarda, la qualità degli ombretti Too Faced non si discute. Io adoro gli ombretti Too Faced e ho realizzato questo trucco in realtà semplicissimo con questa palette utilizzando questo colore su tutta palpebra è questo colore sfumato nella piega. Stop. Questo è il trucco fatto oggi. Poi, sempre per quanto riguarda acquisti da Sephora, come sapete, io ho i 30 euro da spendere da Sephora con il buono della Sephora Gold. Apro e chiudo parentesi, ho scoperto che con il buono dei 30 euro, o se l'avevo scoperto l'anno scorso, non lo ricordavo, non si possono acquistare tutti quei brand che non vanno in sconto, quindi Kat Von D, Fenty, perché io in realtà volevo prendere il Lucidalabbra di Fenty nella colorazione rosa, ma ahimè non posso comprare quei brand e quindi ho preso questa palettina di NARS, ho buttato lo scatolino perché insomma ho fatto subito spazio.
questa è bellissima pure, è tutta in crema, sono tutti prodotti in crema. Questa è la meraviglia dei colori. Vi swatcho anche questi. Questi sono i colori della palettina di NARS. E questi ombretti cremosi possono essere utilizzati sia sugli occhi, sia sulle labbra che sulle guance come illuminante, ovviamente. E devo dire, hanno anche un'ottima durata. Cioè, si fissano molto, cioè, sul mio occhio, resistono tranquillamente. Io calcolate che vado ad applicare soltanto la cipria ultimamente sulla palpebra per come base, non vado a mettere neanche più la base occhi perché la mattina vado di fretta e quindi non vado a mettere tantissimo. Poi mio marito e la mia bambina mi hanno fatto due regali perché il 12 maggio quest'anno è stata anche la festa della mamma. Quindi Rosa e Antonio mi hanno regalato questo diffusore per oli essenziali della Vixing, non lo so, l'hanno preso comunque su Amazon. È bellissimo comunque, ora non ve lo sto ad aprire perché se no comunque è di questo colore e ha le luci tutte che cambiano, quindi diventano verde, arancione, azzurro. Poi magari farò una story su Instagram e ve lo mostrerò all'azione. Comunque io lo desideravo da tantissimo tempo perché appunto voglio comprare, ora ho già visto su Amazon un set di oli essenziali puri e li voglio utilizzare come aromaterapia a casa. E poi, sempre un po' scusatemi, ma tutto qui sul letto, sulla falsa riga del benessere emotivo, eccetera, eccetera, mi hanno regalato la lampada di sale rosa dell'Himalaya. Bellissima, io la volevo da un sacco di tempo. Ho letto che queste lampade hanno un sacco di proprietà benefiche sull'ambiente, sulle persone, per la cromoterapia, insomma. Quindi è anche vanno a fare un effetto sull'aria perché vanno a catturare gli ioni positivi. Insomma, tutte comunque, poi se volete magari vi faccio un video specifico. E quindi questo è stato il secondo regalo, lo posso perché pesa una tonnellata. E poi, infine, mio padre, sotto mio consiglio, ovviamente, mi ha regalato questo vestito stupendo che ora non riuscirò mai a farvi vedere per intero. Questo vestito stupendo con la manica così, lo scollo ad incrocio che vi posso garantire però addosso non si apre per niente. E poi è lungo lungo fino ai piedi di questa fantasia bellissima. E questo l'ho preso io, però l'ha pagato mio padre da Valentina Filderev. Giù vi lascio i contatti, fa delle cose bellissime. Da Valentina ho preso anche un altro vestito, però ve lo vorrei mostrare in un altro video perché avendo fatto acquisti da artigiane, non solo da Valentina ma anche da un'altra ragazza, vorrei farvi un video dove vi mostro anche l'altro vestito preso da Valentina. Comunque questo è bellissimo, non vedo l'ora di poterlo indossare se il tempo ci concede, ci fa la grazia. Dopodiché, ultimo ma non per importanza, come vi dicevo all'inizio del video, sono andata al Salone del Libro e lì finalmente ho incontrato Francesca Lady Misha qui su YouTube. Vi lascerò il link al canale di Francesca, ma tanto penso che la conosciate tutti. E niente, quindi finalmente ci siamo potuti incontrare. Francesca, che assolutamente non doveva, mi ha fatto un regalo bellissimo, ma veramente bellissimo. Allora, mi ha regalato
delle maschere che, ragazze, io non le ho fatte perché appunto aspettavo di mostrarvele, non vedo l'ora di fare queste maschere. Mi ha regalato i patch occhi di Giada Cosmetics, effetto rimpolpante e liftante, perché comunque ci sta tutto, l'età c'è. Poi i patch labbra, sempre di Giada Cosmetics, effetto idratante e riparatore. Questo magari ce lo conserviamo per settembre, ottobre, oddio, non lo so perché visto il tempo ultimamente. Poi mi ha regalato questa maschera di Zao Natural 3D Hyaluronic Acid, sempre effetto lifting, sono contentissima proprio. E poi questa maschera viso sempre della BioArt, io il mio inglese comunque non ci si può sentire, maschera viso idratante energizzante. E poi mi ha regalato questo siero viso idratante energizzante all'aloe vera della BioArt, sempre questo, ed è stata veramente super super carina. Io non me l'aspettavo proprio, cioè non doveva proprio disturbarsi. E niente, spero di non essermi dimenticata nulla. Comunque, questi sono tutti i regali che io ho ricevuto per il mio compleanno. In realtà ne manca uno, però ancora lo devo ricevere, quindi c'est la vie. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao!